Come inserire un altro cane all'interno del branco? Molto spesso le persone hanno paura, hanno difficoltà e hanno ansia nell'inserire un altro cane, e mi dicono anche che da quando è inserito un cane nuovo si ha difficoltà, si fa fatica a gestire la situazione, il primo cane magari si mette a fare pipì ovunque oppure diventa aggressivo o altre cose simili. Come puoi vedere, qui ci sono 4 cani. Sono 3 maschi, una femmina, e qui c'è la mamma. I cani che vedi laggiù in fondo, l'ultimo che vedi là è Jasper, ed è stato recuperato 3 anni fa, poco più di 3 anni fa, e Jasper quando l'ho preso aveva 7 anni, maschio, che è arrivato a vivere con quello che vedi qua dietro, che è Morfeo, maschio, lui ha 8 anni adesso. E quando l'ho inserito, non ho fatto nessun inserimento graduale, non ho fatto nessun inserimento particolare. Sono andato a metà strada, abbiamo trovato un punto di incontro dove poter prendere e incontrarci per far conoscere Jasper ai miei cani, e se quel momento sarebbe andato d'accordo, sarebbe andato tutto liscio, io avrei portato a casa Jasper, e così è stato. Si sono incontrati ed è andato tutto bene. Jasper si fa abbastanza gli affari suoi, Morfeo è un cane equilibrato che sa gestire i suoi ruoli all'interno del branco, e così ho caricato tutti in macchina e portati a casa. E la cosa bella è che i primi momenti in casa di condivisione li hanno vissuti insieme, coricati nello stesso cuscino. Poi dopodiché ognuno ovviamente si è fatto gli affari propri, ma ti ho raccontato questo perché ci tengo a farti capire, a farti comprendere che per inserire un cane in casa è necessario conoscere e applicare la psicologia canina, avere il primo cane educato, equilibrato per poter inserire un secondo cane in modo corretto. È importante conoscere le tecniche di gestione dei momenti, degli spazi di condivisione dei cani, perché i cani non sono bambini, non sono giocattoli e sono individui che hanno un'anima, hanno delle esigenze, hanno dei principi fondamentali che devono essere rispettati per far sì che si possano vivere la vita in modo sereno e che automaticamente anche tu possa vivertela in modo sereno. Quindi il mio consiglio è quello di seguire sempre qualcuno che sa e può insegnarti queste determinate cose, perché fare le cose a caso ti porta solamente a creare difficoltà, a creare spiacevoli inconvenienti, e poi magari ti porta a dover vivere una vita di sacrifici, ti porta a dover vivere una vita con cani divisi, oppure a rifiutare, a decidere di rinunciare all'ingresso del secondo cane. Ed è un peccato, perché poi alla fine non vivi bene tu, perché vivi con questo rimorso, e non vivono bene neanche i cani. Quindi prima di fare le cose occorre farle sempre con quel pizzico di saggezza e di competenza che è fondamentale, perché un cane, come dico sempre, è il nostro migliore amico da migliaia di anni, e il minimo che possiamo fare per riconoscere questa amicizia che c'è da migliaia di anni è conoscere e rispettare la psicologia e la comunicazione canina, ed io te lo posso insegnare tramite il mio corso Dog Trainer Academy. Quindi se vuoi conoscerlo, clicca qui ed entra in questo magico mondo per poter vivere la vita che hai sempre desiderato con il tuo cane o i tuoi cani, proprio come io faccio con i miei. Liberi, tranquilli, sereni e felici.